Toti, ditemi voi se un presidente di regione agli arresti domiciliari, con un'inchiesta che si sta allargando sempre più e sta denunciando quello che stiamo dicendo da tempo, contaminazione a fare politica, sistemi di finanziamento a dir poco allegri, addirittura il rischio di infiltrazioni mafiose negli affari regionali, allora ditemi se può rimanere a fare il presidente della regione. Aspettiamo il terzo grado di giudizio, aspettiamo una decina d'anni e poi ne traiamo le conseguenze. Ditemi voi, è così che si amministra la Repubblica? È questo che ci viene proposto?